riportare e riciclare le materie plastiche, puntando a raggiungere l'obiettivo del riciclo plastica al 100% voluto dal governo entro il 2025. È questo il lavoro del centro di raccolta rifiuti Kerval, che sta svolgendo questa attività già da 4 anni, nella Côte d'Armor, in Bretagna, un territorio dove vivono più di 300.000 persone. Nel centro di selezione e valorizzazione di Ploufragran, nella periferia di Saint-Brieuc, sfilano sul tapis roulant plastiche di tutti i tipi. Bottiglie in plastica trasparente o colorata, bottiglie di latte o flaconi di shampoo, vasetti di yogurt, vassoi della carne. Tutto viene distribuito e organizzato con precisione, dapprima grazie a una selezione meccanizzata e a uno strumento ottico, successivamente con l'intervento umano. Spiega Beatrice Jolin, coordinatrice del servizio di sensibilizzazione Kerval. Kerval, nutriamo tutti gli imballaggi in plastica. Trattiamo e ordiniamo tutti gli imballaggi in plastica. Siamo in grado di riciclare una grande parte del materiale. Questo non significa che tutto possa essere riciclato. La particolarità è dire agli abitanti di mettere tutto nel cesto giallo e noi suddivideremo per materiale e in base alla tipologia, inviando a differenti canali di riciclaggio. Ogni plastica varia nella sua composizione, viene quindi trattata in modo differenziato. Nous en faisons, pardon, un combustible qui s'appelle Facciamo un combustibile chiamato CSR, è un recupero di combustibile solido. Valutiamo l'energia e in seguito il CSR viene riciclato in cementifici per produrre calore. Una volta scelti, i diversi tipi di plastica vengono compattati e finiscono in delle enormi balle, dei grossi cubi che variano per colore a seconda l'origine e la tipologia di plastica e che poi subiscono un diverso meccanismo di stoccaggio e di trattamento per il riciclaggio.